Siamo qui con Mister Turco, mister della prima squadra del Faiano. Mister, oggi l'abbiamo vista di tribuna incitare anche i ragazzi da juniores. Ecco, bel segno vedere un mister prima squadra in tribuna, anche scorgere qualche ragazzo da portare in prima squadra. No, questa è la prima squadra, nel senso che noi non abbiamo un gruppo juniores, perciò probabilmente facciamo fatica a produrre pure un gioco discreto, perché non essendo squadra juniores si allenano insieme alla prima squadra, sono da supporto alla prima squadra, quindi non abbiamo creato un gruppo juniores. Questa è una squadra che lunedì si ritrova e va a giocare, cioè lavoro specifico come ci può essere qua a Nocera con mister Contaldo non c'è, perché poi Di Vece è il mio secondo più che allenatore della juniores, quindi perciò facciamo fatica, diciamo, a vedere un Faiano che gioca a calcio. Ci basiamo su alcune individualità, oltretutto che abbiamo avuto pure grandi problemi dal punto di vista fisico, che i Costabile, gli Zoccola, Romano, parecchi di questi ragazzi stanno giocando senza allenarsi, quindi questa è un po' la nostra difficoltà. La Nocerina c'è stata forse superiore sotto l'aspetto dell'organizzazione e questo lo sapevamo, perché paghiamo lo scotto di non essere squadra. Ecco, però l'obiettivo dei semifinali è comunque una bella notizia per il Faiano, società che comunque sta mettendo l'impegno anche per preservare la prima squadra in eccellenza. Anche quest'anno vi siete salvati, ora c'è l'ultima domenica, come ho detto, campionato da onorare, anche se è stato onorato alla grande fino ad adesso. Sì, è vero, sì, dobbiamo cercare di finire bene. Domenica, nonostante la sconfitta, però abbiamo fatto a mio avviso una buona partita, quindi siamo un po' in riserva, però stiamo cercando di onorare il più possibile il campo. Sì, questi ragazzi, spero che per loro, perché poi comunque hanno fatto, ripeto, da supporto alla prima squadra, hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra, speriamo che arrivano il più lontano possibile per avere una soddisfazione individuale.